se hai un Amazon Echo Spot che vuoi vendere o che vuoi regalare a qualcun altro, prima di farlo dovrai ripristinarlo all'impostazione di fabbrica e disassociarlo dal tuo account. Questo piccolo dispositivo intelligente non ha un tasto per effettuare il reset, ma comunque la procedura per farlo è molto semplice. Per prima cosa, con un dito trascina lo schermo dall'alto verso il basso per aprire un pannello con alcune impostazioni. Da qui puoi regolare la luminosità, ad esempio, o impostare un allarme e così via. Toccando invece l'icona con la ruota dentata, accedi al menu delle impostazioni. Qui puoi gestire tutta una serie di cose, come la rete wifi a cui è connesso, i dispositivi Bluetooth eventualmente che sono connessi, schermo e così via. Scorrendo tra le varie voci troverai opzioni del dispositivo. Questa è quella che ci interessa per poter ripristinare il nostro Echo Spot. Anche in questo caso si aprirà un sottomenu con alcune impostazioni. Da qui ad esempio è possibile scegliere come vuoi che vengano visualizzati i dati meteo ed altre cose come il numero dell'Echo Spot e così via. In fondo all'elenco troverai l'opzione ripristino alle impostazioni di fabbrica. Attraverso questa impostazione potrai resettare l'Echo Spot e ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica, così come quando l'hai comprato, quindi disassociarlo dal tuo account Amazon in modo che la persona che lo riceve poi potrà associarlo al proprio. Per procedere al ripristino tocca l'icona in basso a destra con la freccia verso destra, in modo che venga avviata la procedura per il ripristino. Il dispositivo annullerà quindi la registrazione al tuo account. Per completare il ripristino allo stato di fabbrica occorreranno circa 5 minuti. Ora io ho velocizzato il video perché sarebbe stato inutile attendere appunto 5 minuti a guardare uno schermo fermo. Ti potrai rendere conto dello stato di avanzamento attraverso appunto il LED circolare, che ti dà un'idea di a che punto siamo arrivati per effettuare il ripristino. È importante in questa fase che tu non scolleghi l'Amazon Echo Spot dalla presa di corrente. A termine del ripristino vedrai che il dispositivo ti mostrerà la stessa schermata, quindi la stessa procedura guidata di quando lo hai acquistato e quando l'hai configurato la prima volta. Quindi ti mostrerà il menu attraverso il quale poi potrai configurare la lingua e avviare la procedura guidata per connetterlo alla rete wifi e così via. Ora puoi staccarlo dalla presa di corrente e regalarlo a chi vuoi.